Siamo all'interno della chiesa di San Giacomo, in via San Giacomo della Vittoria, con Diacono Don Luciano Orsini. Intanto siamo di fronte a un affresco che è importante, simbolico in questa chiesa, no? Certamente sì, anzi potremmo dire che questo fresco vanta l'originalità di un'immagine mariana che probabilmente è la prima dipinta in Alessandria, di cui si conosca ancora traccia oggi. È un'immagine riferita alla fine del XIV secolo, di questo autore ignoto che noi amiamo definire come ispirato per la sorte della tendenza della cosiddetta Ada Negri, anche se i tempi non coincidono, però questo è il modo di identificare. È una Madonna che allatta, quindi è la Madonna del latte. La Madonna del latte è tipicamente versata in una sorta di protezione, che non è soltanto una protezione spirituale, ma anche una protezione terrena. Una donna che allatta è un senso della vita che si trasmette, che sia la Madonna a farlo ancora di più. Senti, Don Luciano, noi siamo qua alla chiesa di San Giacomo della Vittoria perché è stata restaurata di fresco la facciata. Certo. Bene, la facciata che ha un'origine così come noi la vediamo, che data al 1926, quando venne recuperata l'antica parte esterna di questa chiesa, nel trascorrere degli anni, ne sono passati circa 90, ha subito alcune particolari defezioni dal punto di vista strutturale ma anche estetico, grazie all'assegnazione della legge 15, fondo di accantonamento dell'urbanizzazione da parte del comune. Grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il cui presidente, notaio Luciano Mariano è particolarmente aperto a queste iniziative ed altrettanto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il cui presidente Fabrizio Palenzona, che ha origini locali e che in modo particolare ci tiene ad Alessandria, ha potuto essere ripresentata. In che modo? Con uno studio molto attento sul cromatismo originale. E quindi devo dire che effettivamente si è riscoperto quale fosse il colore del 1926. Non solo, ma i due altorilievi, i lapidei che sono a lato della facciata, recuperati probabilmente da altra collocazione di cui non siamo certi quale potesse essere, sono ritornati all'antico splendore. Quindi anche lì uno studio particolarmente minuzioso, grazie anche all'attenzione della Soprintendenza per i beni artistici e architettonici, ma anche e soprattutto perché la Diocesi di Alessandria intende donare agli alessandrini e non solo, poco per volta e nei limiti delle possibilità che abbiamo, quei piccoli tesori d'arte che fanno di Alessandria veramente un luogo del cuore, così come il FAI lo ha inteso, mettendo a disposizione i fondi per il restauro della immagine scultorea lignea della Madonna Immacolata, di cui questa chiesa possiede l'originale settecentesco. Una copia c'è a Santo Stefano, ma quella è una copia. E allora, Alessandrini, quando passate in via San Giacomo della Vittoria, sappiate che la chiesa è sempre aperta. Entrate, è un piccolo gioiellino, tutto da ammirare. Grazie, Don Luciano Orsini. Grazie a voi e complimenti per quello che state facendo per queste cose. Grazie.